All'inizio del mese di dicembre, alla Scuola di Cucina Teatro 7 Lab di Milano, InSinkErator ha presentato in funzione i suoi dispositivi di smaltimento dei rifiuti di cucina. Un prodotto innovativo, di grande interesse, ben affermato all'estero, di cui ci hanno parlato ampiamente in occasione di SICAM di Pordenone, Gio Ferrara e Herbert Allegranti, che hanno approfondito per noi questo tema e le potenzialità di un prodotto che nel nostro paese potrà trovare sicuramente un mercato importante. Buongiorno, sono Gio Ferrara, Managing Director in InSinkErator Europe. InSinkErator è il fabbricante leader mondiale nella categoria dei prodotti dissipatori di rifiuti alimentari. Noi siamo una ditta americana, nato più di 70 anni fa. Siamo il numero uno nel mercato americano e anche nel mercato mondiale. Abbiamo vendita in più di 80 paesi nel mondo. In America siamo in più di 50% delle case negli Stati Uniti. In Europa è un mercato nuovo per noi, è un mercato in crescita, è un mercato piccolo ma crescendo molto in questi anni. Con rispetto al mercato italiano, quest'anno abbiamo per la prima volta il nostro stand qua a SICAM. Abbiamo anche una persona nuova che fare il management nel mercato italiano per noi, lavorando con la IND. Lui si chiama Herbert Allegranti. Sono Herbert Allegranti e sono dedicato allo sviluppo del marchio InSinkErator per il mercato italiano, dove per noi il cliente primario risulta sempre l'industria cucine, anche se evidentemente il partner ottimale risulta essere sempre il distributore di elettrodomestici, quindi i vari partner che noi abbiamo in tutta Italia, che sono le organizzazioni legate al marchio Electrolux, piuttosto che Whirlpool, piuttosto che Miele, dove andiamo evidentemente a sviluppare questo prodotto che per l'Italia risulta essere ancora un prodotto marginale legato all'accessorio, quando in realtà gli ultimi segnali ci stanno finalmente premiando per la situazione oramai evidente per quel che riguarda la raccolta differenziata dell'umido, dove il dissipatore risulta essere l'apparecchio più funzionale, più ideale per eliminare questa voce evidentemente spiacevole rispetto agli altri fenomeni che sono la plastica, la carta, il vetro. Abbiamo dei discreti risultati anche sul canale della termoidraulica, anche se al momento ancora marginalmente. Situazioni interessanti si stanno sviluppando finalmente anche con le municipalità, dove qualcuno finalmente sta provando a fare dei test a campione, stiamo parlando chiaramente di piccoli test, piccoli numeri, però è già un segnale che ci può finalmente portare anche qui a sviluppare il prodotto al meglio.